tutti. Allora, chi mi segue su Instagram saprà già che mi è arrivata la Easter Bio Box per Pasqua e quindi volevo farvela vedere. In realtà dovrei aprirla a Pasqua perché giustamente è un regalo che il mio ragazzo mi ha fatto per Pasqua, però a Pasqua non starò qui, ma sicuramente andrò al paese. Non ho nessuno che lì con me condivide questa mia passione per i cosmetici biologici e quindi insomma preferisco sinceramente aprirla con voi. L'Easter Bio Box l'ho presa sul sito di Ambra, che è fiordigliscine.it. Ovviamente vi lascerò il link al sito giù nell'info box. E Ambra ha creato questa bellissima box che ora vi faccio vedere, che praticamente tutto si trova dentro questa scatolina in alluminio, penso sia. Tra l'altro io quando l'ho vista pensavo era di cartone ed ero stata colpita da questa scatolina di cartone. In realtà è di alluminio, ancora più bella in realtà, e è praticamente tipo un secchiello. È bellissimo perché una volta che toglierò tutti i prodotti la potrò riutilizzare ovviamente. E qui Ambra ha messo l'iniziale del nome, del mio soprannome, diciamo del mio canale, del mio profilo Instagram e tutto il resto, che è B, cioè Billa Bio. E qui come vedete c'è il bigliettino da visita del sito e il tutto l'ha attaccato con questa mollettina, con questa carotina bellissima. Allora adesso la staccherò. Qui dietro mi ha scritto buona Pasqua. Grazie Ambra, buona Pasqua anche a te, anche se in anticipo. Poi, allora io in realtà ve lo dico sbirciato un po' qui sopra, ma l'unica cosa che sono riuscita a sbirciare, è stato questo che si poteva togliere, che è, del cioccolato, perché oltre ai cosmetici c'è anche del cioccolato. Allora adesso a me mi dispiace tantissimo dover togliere questo bellissimo fiocco che c'era qui sopra, ma per aprirla devo farlo per forza. Allora, io adesso spero di riuscire a toglierlo perché c'è il doppio nodo, giustamente. Ora, se vedo che ci metto troppo tempo, bloccherò il video e poi ripartirò. No, ok, ce l'ho quasi fatta. Allora, come vi dicevo, sopra c'è questo cioccolato al latte. Vi faccio vedere anche gli ingredienti. Allora, questo sicuramente, cioè non so se li vedete adesso, gli ingredienti sono buoni. L'unica cosa è che il cioccolato è al latte, appunto. Io non lo mangio, cioè, oddio, lo mangio anche ogni tanto, però preferisco non mangiarlo. È questo carinissimo ovetto. E io lo darò al mio ragazzo che sarà contentissimo, ovviamente. Poi, allora, qui sopra c'è quest'altro bellissimo ovetto e dentro, eccolo qui, ed è di plastica. E dentro c'è lo smalto della Benecos. Allora, tra l'altro questo si può anche appendere. Lo smalto della Benecos, che è il numero, no, non c'è il numero, si chiama Wild Orchid, credo, ed è di questo colore che mi piace tantissimo e sarebbe quasi ora che io inizi a mettermi lo smalto, a prendermi un po' più cura delle unghie. E questo sicuramente appena rimetterò lo smalto lo metterò e ve lo farò vedere. Poi, allora, vediamo un po'. Ah, bellissimo. Allora, il prossimo prodotto che ho trovato è la crema corpo al cioccolato dell'albero della vita, questa qui. Anche nella beauty box, quella trimestrale, che avevo fatto l'abbonamento, insomma, mi era arrivata
mi era arrivato un prodotto di questo marchio al cioccolato, che era un detergente, insomma, da utilizzare sotto la doccia, e aveva un profumo come quel detergente, insomma, non mi era piaciuto granché perché io preferisco un bagnoschiuma che faccia schiuma, mentre quello non faceva molta schiuma e purtroppo è finito subitissimo. Però il profumo era buonissimo e quindi sono contentissima di aver ricevuto la crema corpo al cioccolato, appunto. Ovviamente poi vi farò sapere com'è, ma già so che è un profumo fantastico. Poi, allora, ci sono questi che dovrebbero essere dei gessetti a forma di cupcake. Oddio, sono bellissimi. Ora ve ne faccio vedere uno senza che li apro. Tanto penso che li vedete, sì. E sono 5, sono veramente carinissimi. Questi, se non sbaglio, hanno profumano anche. Poi chiederò ad Ambra. Comunque, non so se sono quelli che sopra ci si mettono degli oli essenziali per profumare gli armadi, i cassetti, o se già profumano di loro, perché mi sembra che hanno un leggero profumo. Comunque, poi chiederò a lei o mi farà sapere se vedrà questo video. Carinissimi. Poi, allora, contentissima, io ci speravo che mi arrivasse questo scrub corpo. È lo scrub corpo al cocco di Nakomi, con zucchero e cocco disidratato. Allora, questo sono veramente contenta di averlo ricevuto perché volevo provarlo. Con olio di cocco non raffinato, rigenerante, idratante, nutriente, 100% naturale. Bellissimo. E per finire, l'ultimo prodotto è questa mousse sempre di Nakomi, mango snellente. Contentissima anche di aver ricevuto questa. Previene e riduce la cellulite, modella il corpo, rassoda la pelle. Con estratto di mango, burro di karité, olio di macadamia e olio di jojoba. Contentissima, io adoro tutti i prodotti che sono snellenti anticellulite, come penso avrete capito sia dai miei video che su Instagram, e vi farò sapere appena la uso com'è. Vi faccio vedere gli ingredienti se ci riesco, ma tanto comunque di questi prodotti poi dopo che li ho finiti vi faccio sempre il post sul mio blog che vi lascio giù nell'info box, ma se ve lo lascio scritto anche qui sopra. E niente, quindi questi erano i prodotti che ho trovato in questo bellissimo secchiello. Sono contentissima, ringrazio tantissimo il mio ragazzo ovviamente che me l'ha regalata, ringrazio tantissimo Ambra per avermi inserito questi bellissimi prodotti e fatemi sapere se magari voi li avete già provati, che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!